Dunque ci siamo, è arrivato adesso il momento della rubrica dedicata all'economia e come di consueto la facciamo con il direttore della BCC di Acquara, Antonio Marino. Ben trovato direttore, come va? Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, oggi direttore mi preme tantissimo parlare di nuove opportunità di lavoro, visto che insomma man mano, anche se a rilento, ci stiamo allontanando dall'emergenza con i vaccini che viaggiano un po' più veloci e quindi la stagione estiva alle porte. Tu che cosa mi puoi dire? Insomma, quali idee, quali consigli la BCC di Acquara sta dando soprattutto a tanti giovani che da tempo sono fermi? Intanto bisogna dire che questo Covid ci ha fatto perdere un sacco di posti di lavoro, questo è sotto gli occhi di tutti. E quindi adesso recuperare tutta questa occupazione perduta è una sfida ancora più importante, insomma, no? È chiaro che secondo me bisognerebbe proprio cambiare modello di sviluppo rispetto al lavoro. Cioè, tutti questi finanziamenti che arrivano ogni giorno alle imprese, a chi è da, insomma, tutti che chiedono finanziamenti, contributi, non finanziamenti bancari, dico finanziamenti allo Stato, alla Regione, eccetera, no? Alla fine, sono tanti anni che mettiamo in campo questo modello di sviluppo, però siamo in una condizione di inferiorità rispetto al nord, quindi vuol dire che non ha funzionato tutto. Io punterei di più, proprio in questo particolare momento, a finanziare i piccoli, non i grossi. Cioè, un'azienda che già fattura qualche milione di euro deve poter andare avanti da sola, dargli altri soldi. Magari crescerà anche quell'azienda, come è giusto che sia, ma ho l'impressione che l'incremento di occupazione che si avrà con quel finanziamento non sarà commisurato ai soldi che ha speso lo Stato. Io penso che bisognerebbe invece fare tanti piccoli finanziamenti a favore dei giovani che vogliono iniziare qualche attività, però farli a burocrazia zero, nel senso che ci deve essere una commissione di persone. Penso che ci sono rimaste ancora 4-5 persone oneste in questa regione, in questa cosa, che vanno girando, vengono da te, tu dici voglio, tu sei una piccola impresa delle comunicazioni, no? Dici, io Certo. voglio cambiare, diciamo, la scenografia della televisione, voglio cambiare qualcosa, voglio migliorare, diciamo, il palco, voglio comprare altre attrezzature, altre telecamere, altre cose, no? Quindi fai tu un progetto di come migliorare la tua attività, no? Dopodiché basta una paginetta, secondo me, che tu mandassi alla regione o chi per esso che finanzia. Dopodiché viene una commissione, viene a vedere e ti dice, caro Gianni, prendiamo atto che effettivamente questa tua televisione funziona, sta in piedi 24 ore al giorno e che se tu la vuoi migliorare c'è la possibilità di migliorarla. Quando vuoi spendere? Voglio spendere 200.000 euro, vabbè, noi te ne possiamo dare 100. Allora fai quello che vuoi fare, che tu ritieni che sia utile, perché chi più di te sa che cosa serve per migliorare quell'attività. Dopodiché dici, vabbè, noi verremo, chiamaci quando hai finito, chiamaci. E noi veniamo, controlliamo che effettivamente la televisione rispetto a prima è migliorato, diciamo, tutto l'apparato logistico. Dopodiché, noi il giorno che veniamo, controlliamo, e quel giorno che veniamo, se vediamo che c'è tutto, che effettivamente hai migliorato quello che c'era da migliorare, io ti firmo l'assegno. Noi dobbiamo arrivare a questo. E la commissione che ti lascia l'assegno, tu se ti sei fatto un debito in banca, lo vai a coprire, basta, senza tutta questa burocrazia, l'IBAN, il conto dedicato, tutte queste cose. E poi che serve? Che noi facciamo penare migliaia e migliaia di imprenditori perché dobbiamo colpire quell'uno che imbroglia, insomma, no? Io penso che se si muovono le persone anziché le carte e mettiamo burocrazia zero, a chilometro zero l'intervento, io penso che tanti giovani, tu fai quello, un altro vuole fare un'altra attività, sono tanti giovani, anche perché poi questi giovani ormai li abbiamo disabituati a pensare al lavoro, perché tra reddito di cittadinanza e altre cose simili, un giovane cerca, non pensa come, dico, non lavoro in senso stretto, ma
lavoro di produrre, perché qua l'Italia ha bisogno di chi produce anche, no? Allora, oggi per esempio sarebbe utile fare anche, questa qua, a burocrazia zero, un reddito di apprendistato. Cioè, se te per esempio viene uno, dici guarda, voglio fare 6 mesi, fare un giovane sotto i 30 anni, e tu come piccola impresa che tieni, no? Vuoi prendere qualcuno, dici io mi voglio proporre, mi voglio presentare, mi voglio far apprezzare se sono apprezzabile. Dici vabbè, c'è la possibilità di fare un reddito di apprendistato. E per 6 mesi tu te lo prendi, però il lordo e il netto dello stipendio coincidono. Nel senso, tu gli dai 800 euro, vanno tutti a lui. Lo Stato non c'entra in mezzo, non chiede oneri fiscali e cose varie. Tu, in effetti, immagina quanta gente potrebbe lavorare per 6 mesi e farsi conoscere per le sue capacità. E sarebbe a costo zero per lo Stato, perché se tu a uno ti puoi dare 800 euro e ti costa 800, 900, 1000 euro a seconda di quello che tu vuoi. Io penso che chi è che non lo farebbe? Insomma, con delle limitazioni, perché non è che poi fai solo quello, insomma, no, uno fino a 30 anni. E poi bisogna adesso, secondo me, se vogliamo ancora incrementare il lavoro, dobbiamo trovare il modo di ridurre gli oneri attuali sul lavoro. Non è possibile che noi per dare 1000 euro netto a un lavoratore, il datore di lavoro deve spendere 2000 euro. È diventata una cosa inconcepibile, non abbiamo pari in Europa. Questo carico di oneri sul lavoro, di oneri fiscali, previdenziali, eccetera, sul lavoro non è più sostenibile da parte delle imprese. Tant'è che si fa ricorso a 1000 scamotage, che costano poi altrettanto tutte queste scamotage, no? Per fare. E quindi secondo me se facessimo questa opera di sburocratizzazione vera, non quella annunciata, perché poi tutti annunciano sburocratizzazione in televisione, ma non si è visto un passo in avanti su quel tema. Quindi io penso che bisogna sostituire le carte con le persone, responsabilizzare le persone, mandare qualcuno a controllare, anziché mandare camion di carte che partono di qua e vanno a Napoli o in altro. Questo ci vuole un cambio epocale, perché se vogliamo continuare a fare, come diceva quello, il Gattopardo, se vogliamo che tutto cambi, tutto deve restare così com'è, già sappiamo dove andiamo a sbattere, insomma. Perfettamente d'accordo. Grazie. Sburocratizzare, snellire, insomma, essere più pratici, direttore. Lo stesso potrebbe valere magari per la filiale di Agropoli. Raccontaci come stanno andando le cose. Io nel frattempo faccio vedere anche un po' le foto dell'inaugurazione. Prego, direttore. Nella filiale di Agropoli sono 2 mesi appena, quindi, però devo dire che possiamo essere ragionevolmente soddisfatti, perché effettivamente siamo stati attenzionati da tante persone, la raccolta è cresciuta, gli impieghi sono cresciuti, insomma, non ci possiamo lamentare. E speriamo di poter essere ancora più propositivi, speriamo ancora di poter essere ancora più disponibili, di poter essere ancora più utili a tutti coloro che verranno a trovarci in filiale. Abbiamo là 3 ragazzi molto motivati, molto bravi, molto disponibili. Chi ci è andato, insomma, mi ha chiamato per farmi i complimenti per come questi ragazzi si pongono. Le condizioni economiche, i tassi, le condizioni che stiamo applicando sono di grande competitività, quindi in effetti non c'è motivo per cui chi abita da quelle parti non vada a visitare la nostra filiale, a dialogare con i nostri dipendenti. Infatti abbiamo visto l'inaugurazione, davvero una squadra compatta, poi c'era anche il sindaco di Agropoli, insomma quello di Sì, Capaccio vabbè, Pestum, ma che ti hanno onorato della loro presenza, ma pure tante altre autorità. Bene, direttore, allora io ti ringrazio come sempre e diamo l'appuntamento la settimana prossima ai nostri telespettatori, ma se vogliono possono rivedere la puntata su YouTube e sulla pagina Facebook della BCC di Aquara. va bene, grazie a voi. Ciao direttore!